Si rinnova la sinergia fra l'Associazione Palio Città di Feltre e il Museo Diocesano di Belluno Feltre. Prende il via il 10 maggio un nuovo ciclo di incontri capaci di introdurre feltrini non solo verso l'attesa rievocazione storica di agosto. Il Palio di Feltre è da sempre un veicolo di promozione e valorizzazione culturale e in questo senso siamo particolarmente contenti ed entusiasti di proporre il terzo ciclo di conferenze Aspettando il Palio, storie tra Medioevo e Rinascimento, anche quest'anno in collaborazione con il Museo Diocesano Belluno Feltre. Il percorso, che si snoderà lungo tutti i venerdì sera di maggio e il 14 e 21 giugno con conferenze nella sala conferenze del Museo Diocesano alle 20:45, e condurrà l'utenza, il pubblico, attraverso un percorso alla scoperta della storia dell'arte, della storia culturale, dei secoli che caratterizzano il Palio e del nostro territorio. Un'occasione per ascoltare studiosi di chiara fama, ma anche per vedere valorizzate le ricerche di alcuni studiosi tra i più interessanti che caratterizzano il panorama culturale del nostro territorio. L'Italia dei Pali, feste antiche e riprese moderne a cura di Duccio Balestracci, questo è il tema d'apertura. La collaborazione con il Palio di Feltre si rivela sempre un'attività importante. Memori dell'esperienza dell'anno scorso più che positiva, abbiamo deciso di continuare su questa strada proprio per portare un arricchimento culturale al nostro territorio. E non sarà finita qui, perché anche nei prossimi mesi estivi ci saranno delle novità proprio con il Palio. Domenica 12 maggio inoltre la celebrazione della messa nel Santuario dei Santi Vittore e Corona darà il via all'anno paliesco 2024.